Camacchia Napoli è una scommessa, è una delle tante scommesse che ho fatto nella mia carriera. Non ho cambiato tantissime squadre, diciamo che sono molto affezionata a dove vado. Però essere a Napoli è un po' più di pallacanestro, è un venire a vivere un mondo che ho sempre visto da lontano e che mi affascina molto e che devo dire ad oggi sono molto contenta di esserci arrivata perché Napoli è veramente una città magica, come dicono. Sai, non mi sono mai piaciute le cose un po' autocelebrative, no? Perché è un po' brutto, nel senso è quasi sempre meglio che ti definiscano gli altri, nel bene e nel male. Io l'unica parola che penso di poter accostare a me è competitiva, che penso che sia la cosa che più mi ha contraddistinto in questi anni. Io generalmente faccio fatica anche in un allenamento a perdere, cioè rosico proprio, cioè mi dà fastidio e quindi penso che questa cosa mi abbia spinto ogni giorno a fare qualcosa di più e i giorni passano e sono arrivata a 39 anni e ancora rosico se perdo. Ha iniziato quasi per caso, io facevo mille sport tra nuoto, il portiere di pallanuoto, il calcio, tutto. Poi a scuola, come la classica delle storie, l'insegnante mi vide e disse: "Vabbè, ma perché non provi a giocare a pallacanestro? Perché mi sembri un po' portata". Ho detto: "Vabbè, proviamo una delle tante cose". Infatti, ho iniziato tardi, a 12 anni, e penso che finché non l'ho presa veramente seriamente, non davo molta importanza alla pallacanestro. Diciamo che fra tutti era lo sport forse che mi piaceva di meno. Nel momento in cui ho iniziato a farlo un po' più seriamente, ecco sì, forse nel momento in cui c'è stato l'agonismo, lì è uscita proprio la voglia di essere, di farlo seriamente. Quanti sacrifici hai fatto per diventare Chiccamacchia? Ma penso che il sacrificio più grosso sia stato comunque la lontananza dalla famiglia. Questo per me è il sacrificio più grosso che ho fatto, cioè vedere la mia famiglia magari festeggiare compleanni o Natali o molte feste e non poterci essere perché magari sei a Ekaterinburg a giocare, in Francia, in Spagna, e quindi sono le cose un po' più brutte. Però devo dire che le rifarei 100.000 volte, cioè quello che mi ha dato la pallacanestro, sia in termini di risultati, ma come crescita personale non si paragona a nient'altro, penso. Chiccamacchia l'amore. Camacchi l'amore! Per adesso va bene. No, diciamo che ancora mi brillano gli occhi quando ne parlo, quindi per me lì parte tutto. Sono fortunata perché ci sono tanti momenti che sono stati tanti importanti nella mia carriera. Potrei dirti quando sono riuscita a giocare in America, potrei dirti il primo scudetto, la prima convocazione in nazionale, quella nazionale A, quando io 17 anni e gli altri ne avevano tutti tanti tanti di più, ma penso che sicuramente lo scudetto vinto tra l'altro contro Nino col mio canestro alla fine sia quello un po' più importante rispetto agli altri. Quello contro Ragusa, gara 5. Sì. Come ti è venuto di fare quel movimento? È una cosa che mi hanno chiesto mille volte e è un movimento che non ho quasi più rifatto perché voglio tenermelo nella memoria così come una cosa importante che è successa. È difficile da spiegare perché la maggior parte delle volte quando gioco veramente non penso a quello che sto facendo, cioè, ecco, nel senso, Nino, stai tranquillo, anzi, ci pensa a quello che sto Istinto puro. facendo. Sì, bravo, cioè, ci penso, però è giusto, diciamo che mi faccio molto trascinare dall'istinto. Ricordiamo, gara 5, punteggio di parità, mancano pochi secondi, prendi palla. E faccio un tiro rovesciato che mi sono girata e ho detto, cioè l'ho tirato come se fosse il tiro più semplice del mondo, poi dopo rivedendolo nel video ho detto, mamma mia, ma cosa ho fatto? No? Nel senso proprio di una pazzia, perché comunque di fare tutti i tiri che potevo fare, quello più stupido l'ho trovato. Però è andata bene, penso che il boato che ho sentito dentro esplodere dai tifosi non me lo dimenticherò mai nella vita. Oddio, ora ti allena Nino Molino. Ne parlate di quel canestro?
Sì, perché mi è successo in allenamento di farne uno simile. Mi sono girata e faccio: Nino, ma ti ricorda qualcosa? No, vabbè, però il fatto di venire anche a Napoli e anche il fatto che Nino mi ha cercato sempre molto e mi ha sempre detto di volermi allenare, no? Prima di finire la sua carriera e la mia carriera. Ecco, spero che adesso non stia rimpiangendo il fatto di allenarmi. Innanzitutto ero giovane, comunque avevo 23 anni e andare in America a 23 anni è tutto tranne che pensare alla pallacanestro, no? Però devo dire che è stata un'esperienza stupenda. Al di là della pallacanestro, di quello che mi ha dato, cioè l'accorgermi che comunque ci potevo stare e che ci sono stata, perché comunque c'è stato il primo anno che sono andata, ho giocato anche in quintetto, cioè ci hanno buttato fuori ai playoff, ma è stata un'esperienza fantastica. Io dico sempre, parlando con le giovani che incontro, se avete la possibilità, anche una minima possibilità, provateci. Perché è un mondo diverso, è una cosa che tutte le giocatrici devono provare a fare almeno una volta, se ne hanno la possibilità, sì, perché per me è stato bellissimo, per me è stato tutto il contorno, cioè probabilmente se fossi stata a Chicago col freddo sarebbe stato diverso, ecco, a Los Angeles a Venice Beach un giorno sì, un giorno no, il sole, ecco, quella era una vita diversa. Sì, devo dire che probabilmente la scelta di venire a Napoli è dettata anche da quell'anno che ho fatto in Sicilia. Mi sono resa conto che il sud ti dà delle cose che il nord non ti dà. Adesso loro, i miei compagni ridono, mi prendono in giro, mi dicono: ormai sei napoletana, perché siamo andati a giocare a Venezia, c'era la neve, ho detto: ma no, che tristezza, no? Perché ormai sono abituata a svegliarmi col sole. Però è proprio il modo di vivere diverso, e il modo di affrontare la vita diversa. Sono sempre stata al nord perché ovviamente per lavoro ho scelto sempre il meglio, no? E quindi ovviamente non posso dire che Schio non sia stata in questi anni determinante. Però insomma il sud, oggi come oggi mi accorgo ancora di più di questa cosa e devo dire anche grazie a mia sorella, perché mia sorella ha vissuto 10 anni al Vomero. E mi ha detto: io lo so che se vai giù non ci torni più a casa. No, diciamo che sì, all'inizio è una cosa che non mi piaceva perché non faceva parte del mio mondo, no? Del mio modo di pensare. Sono sempre stata esposta fin troppo mediaticamente sui giornali, quindi all'inizio non mi piaceva proprio questa cosa, questa invasione della privacy, no? E infatti tutt'oggi Facebook penso che sia il social quello più invasivo, non ce l'ho. Uso Instagram perché è una cosa divertente, l'ho scoperto, mi piace, non è una cosa che ci muoio dietro, ci passano anche settimane senza usarlo, però è una cosa divertente, lo prendo così com'è, con molta leggerezza. Diciamo che sei molto citata nelle stories delle tue compagne. Molto, molto, gli piace molto prendermi in giro, infatti ringrazio Chiara perché mi ha, tra virgolette, dicendo i miei segreti pre-partita, maledizione, io che ascolto Tozzi prima della partita, sono, sì, non sono una persona normale, sicuro. Ma devo dire la verità che per ora ancora non è successo niente di particolare, lo sto aspettando, ogni tanto mi giro sempre così, ho detto che adesso arriva qualcosa di particolare, però no, per adesso devo dire che vabbè, il mio esordio è stato un weekend con Chiara Capri, quindi voglio dire, non poteva partire nel migliore dei modi la mia stagione, sempre ricordando che comunque... ogni tanto me lo dimentico anch'io qui, però siamo qua per fare una cosa, un lavoro e io voglio essere molto concentrata su questa cosa qua perché non so quanti anni giocherò ancora, probabilmente sarà l'ultimo, probabilmente no, non lo so, però voglio che sia, voglio affrontare ogni giorno come se fosse l'ultimo giorno che sono in palestra. Dove arriverà questa dighe? Ma io spero molto lontano, anche perché le scommesse fatte, è bello vincerle, non solo dichiararle, basta. Spero lontano perché c'è tutto il potenziale per poterlo fare,
Però, come ho ripetuto il primo giorno che sono arrivata qua, cioè, nessuno ti regala lo scudetto perché ti scrive il campionato. C'è tanto lavoro dietro, sudore, ma soprattutto la passione per quello che si fa. Se uno non viene a lavorare in palestra divertendosi, o anche non divertendosi, ma facendolo con spirito e con entusiasmo, alla fine i risultati vengono. Poi il destino e la fortuna ci mettono lo zampino, voglio dire, qua a Napoli la fortuna vince da sola.